Mie amiche, carissimi amici, buongiorno dal vostro giocherellone, ragazze e ragazzi. Il giocherellone qui è tornato e di nuovo, e purtroppo senza la giocherellona, la mia fantastica fidanzata, la mia fantastica consorte, la donna più bella dell'universo, la grandissima videogiocatrice, ragazzi. Stiamo parlando di alta qualità con la giocherellona, ma purtroppo la giocherellona stamane non è presente. Non è presente non perché stia dormendo, ma perché voi sapete, i giocherelloni grandi lavoratori, oltre che appassionati, sicuramente di videogiochi, sono sempre attivi nel mondo, sia virtuale che reale. Ti aspettiamo, cara giocherellona. Intanto, però, il tuo caro fidanzatone, il tuo caro maritino, che cosa va a fare? Ti va a dedicare Sonic the Hedgehog 2. Ragazzi, Sonic the Hedgehog 2 è gioco uscito nel 1992, pensate un pochettino. Che porta diciamo, al massimo la grafica del primo Sonic, portando, diciamo, portando con sé una grafica veramente sbalorditiva, animazioni stupende e tantissimissimi colori, in modalità secondo me interlacciata, ovvero i 32 colori del Sega Mega Drive diventano ben 64. In Sonic praticamente ritorna anche il dottor Robotnik, ovvero Eggman, l'uomo uomo. Ho pensato un pochettino, e un nuovo amico, ovvero la Volpina, che ha due code, nata con due code, che utilizza tipo elica, chiamata Tails, ovvero Miles. E ragazzi, eccoci qua in Sonic. Cerchiamo quindi di giocare. Facciamo un gioco in un unico player, perché in Sonic 2 si può addirittura giocare in due, in split screen, o addirittura si può giocare, pensate un pochettino, con lo stesso, diciamo, nello stesso quadro, quindi veramente qualcosa di spettacolare. Iniziamo subito la partita e ci troviamo in Emerald Hill. Pensate un pochettino, ragazzi. Andiamo in Emerald Hill, vedete che i comandi sono gli stessi, però quello che cambia è che Sonic può fare lo spinning praticamente a terra. Veramente fantastico. Guardate, ragazzi, che grafica, che colori ancora oggi. Stiamo parlando di una rappresentazione. Guardate, addirittura il riflesso sul mare di queste piccole, guardate qui sopra, ragazzi, di queste piccole della luce solare. Addirittura qui mi è stato tolto lo scudo, tantissimissimi segreti e una modalità per prendere le mitiche gemme del caos. Voi sapete che Sonic ha anche un riferimento esoterico. Pensate un pochettino, guardate qui sopra, guardate cosa succede, ragazzi. Oh, questi piranha che veramente cercano di mangiarmi, di distruggermi, ragazzi. Wow. Ecco qua, ragazzi, il mitico Sonicone che cerca in tutti i modi possibili di salvare il suo luogo di vita. Pensate un pochettino, è grande. E notate che ovviamente ci saranno i soliti animaletti che verranno liberati ogni qualvolta distruggeremo un robot. Questo perché all'interno dei vari robottini ci sono gli animali, gli amichetti di Sonic. Pensate un pochettino che Sonic tende a voler liberare. E Dottor Robotnik utilizza gli animaletti per creare i robot. I robot, beh, signori, stiamo parlando di una grande cattiveria. Pensate un pochettino, quel grande Sonic, vedete, un pochettino può è diventato invincibile e soprattutto può prendere in sé, vedete, ragazzi, andando nei checkpoint, entrare in questi portali e recuperare gli anelli. Vedete, ragazzi, è veramente fantastico. Voi sapete che per vedere la vera fine di Sonic dovete prendere tutti e sette i Chaos Emerald, legati ai sette colori dell'arcobaleno, ma legati anche pensate un pochettino ai sette pianeti osservabili ad occhio nudo, ai sette corpi celesti nell'antica astronomia. Pensate un pochettino, nell'antica astronomia, infatti, si potevano osservare a occhio nudo i corpi celesti come la Luna, Marte, Giove, Saturno e Mercurio. Pensate un pochettino. Vabbè, ragazzi, stiamo parlando ovviamente di riferimenti a astronomici, astrologici, esoterici, tutto quanto in questo videogioco veramente spettacolare, che è appunto il mitico Sonic 2, ma anche lo stesso Sonic.
Continuiamo ragazzi perché la grafica è veramente spettacolare come potete vedere. La Sega è sempre stata al top per quanto riguarda questa tipologia di videogiochi. Peccato ovviamente la fine che abbia fatto, cioè il fatto di non aver più, non essere più riuscita a stare in un mercato sempre più internazionale, pensate un pochettino, sempre più multimediale. Attenzione perché qui potrebbe succedere tutto e di più. Vediamo un pochettino, siamo riusciti a prendere il primo Emerald Chaos, lo smeraldo del caos. Oltretutto, all'interno dei bonus game possiamo recepire anche i continue se prenderemo più di 50 anelli, se ben ricordo. Va bene, ragazzi, qui ovviamente iniziamo però, come potete notare, da 0 anelli. Andiamo da quest'altra parte. Ci spostiamo su questo mitico ponticello, racimolando, attenzione, racimolando tutti gli anelli possibili. Grande, vedete che quando distruggiamo in sequenza più mostriciattoli, possiamo recepire anche più punti. Guardate qui sopra, ragazzi, possiamo andare in spinning, andiamo in spinning e diventiamo pallina in modo tale da prendere altri anelli. Veramente spettacolare. Un gioco con dei livelli sempre più grandi, sempre più lunghi. Pensate un pochettino. Attenzione che qui, ragazzi, sì, possiamo incorrere praticamente in brutte brutte situazioni. Cerchiamo anche di prenderci. Attenzione perché ragazzi, qui ci possono essere delle spine. Va bene, signori, va bene. Andiamo a prenderci da quest'altra parte qua dei punteggi particolari e ce ne andiamo. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Io ho una stufetta qui accesa, la vado a spegnere. Andiamo avanti e vediamo che cosa ci propone questa seconda zona dell'Emerald Hill. Ricordate che noi iniziamo sempre con 0 anelli. Vedete quando andiamo in sequenza, attenzione alle noci di cocco, ragazzi, i coccoloni. I coccoloni infatti sono andato a prendere, vedete, una nocina di cocco qui sopra. Andiamo qui. Ah, ragazzi, proprio di faccia. E purtroppo di faccia, ci siamo fatti un po' male. Ci siamo fatti un po' male, ci prendiamo, attenzione, ragazzi, queste apette, queste vespette. E sta arrivando la primavera, ragazzi, sta arrivando la primavera, sentite ovviamente musica spettacolare, è molto molto gasante. Andiamo da quest'altra parte, prendiamo gli anelletti, attenzione, noce di cocco aiusa, noce di cocco aiusa, attenzione al mitico ponticello dove possiamo recepire, non perdetevi nemmeno un anellino, livello di paralasse, praticamente fantastico. Potremmo qui sopra prendere un checkpoint, ma non ci conviene. Ci conviene prima prendere, arrivare almeno a 50 anelli. Fantastico, ne teniamo 48. Continuiamo per questa parte. Siamo attenti anche alle punte. Notate che poi possiamo osservare anche dall'alto, cioè scrollare verso l'alto, al fine di vedere meglio l'inquadratura. Pigliamo ovviamente gli anelletti, ne abbiamo presi 50 e adesso possiamo tornare indietro. Grafica veramente fantastica, tantissime animazioni, tantissimi particolari, niente è lasciato al caso in questo videogioco della Sega. Siga sinonimo di qualità come sempre, ma ovviamente pensate che la Siga con questo videogioco non voglio ovviamente dire nulla perché ovviamente sarei di parte, voi sapete io sono un simpatizzante di Sonic, adoro Sonic, ma credo che abbia superato sicuramente anche il mitico Super Mario. Infatti il Sega Mega Drive è una console spettacolare e ancora oggi può, pensate, da dettare le basi per quello che diciamo è il videogioco. Il videogioco d'autore. Eccoci qua, ragazzi. Questo è il checkpoint. Vedete, possiamo entrare praticamente nel secondo bonus stage al fine di precepire lo smeraldo del caos. La problematica giocando in due anche con il computer che fa le veci di Tails, la problematica principale è che possiamo incorrere in perdere gli anellini anche per colpa di Tails, ovvero di Miles. Ragazzi, perché questo? Perché Miles può andare a sbattere contro, diciamo, gli oggetti contundenti, ragazzi. Infatti, fra poco dovremo avere il primo ostacolino. Oltretutto, il gioco, come potete vedere, è fatto di 3 checkpoint, ovvero 2 checkpoint, vabbè, 3 checkpoint. Attenzione, ragazzi, perché vedete Tails che cosa va a fare? Va a fare praticamente queste cose qua. Attenzione, perché non riusciamo, ragazzi, a prendere tutti gli
gli anelli, vai Tails, salta, perché quando salteremo, Tails salterà poco dopo anche lei o lui. In realtà Tails spesso viene definita al femminile, vedete ragazzi come ci spostiamo, dobbiamo spostarci velocemente perché Tails, vedi, cool, e vediamo un pochettino se riusciamo a prendere gli altri smeraldi, dobbiamo prenderne 140. Stiamo attenti ragazzi perché qui possiamo, diciamo, farci anche molto male. Salta Tails, non andare a sbattere da questa parte, vedete ragazzi, è veramente spettacolare, veramente. Oh no, Tails, non perdere gli anelli. Ah ragazzi, 21 anelli, non ce la farò forse, sicuramente mi sono fatto male. Vai Tails, ce la puoi fare, vediamo un pochettino Tails. Ragazzi, attenzione a prendere, 7 anelli, purtroppo non sono riuscito a prendere lo smeraldo perché mi mancano 7 anelli, not enough rings, come dicono gli inglesi, ragazzi, questi inglesi che ci hanno influenzato molto, pensate un pochettino. Andiamo avanti per la nostra strada, andiamo avanti e ovviamente distruggiamo tutto. La prima cosa da fare è recepire degli anellini in modo tale da non avere problematiche di sorta. Andiamo avanti, distruggiamo i mitici piranha che avevamo già visto nel primo Sonic. Guardate i ciuffettini di Sonic, io se premo sotto qui posso diventare pallina. Pensate un pochettino, fantastico, veramente grafica sbalorditiva. Peccato che ho fatto il secondo checkpoint senza 50 anelli. Questo perché per arrivare praticamente a entrare nel bonus game dobbiamo prendere almeno 50 anellini, ragazzi. Qui ho perso un pochettino la possibilità di entrare in questa piattaforma molto particolare. Andiamoci praticamente da quest'altra parte qui e vado qui nella rotonda sul mare, una rotonda sul mare, le grandi canzoni del giocherellone a prima mattina. Fatte per voi, fatte per allietare la vostra sofferenza, ragazzi, su questo pianeta, il pianeta Terra, il pianeta che un po' tutti abitiamo. Pensate un pochettino, c'è gente che poi proviene anche da altri lidi, pensate un pochettino, i mitici marziani, i rettiliani. Andiamo avanti ragazzi, guardate il pesciolone, ovviamente in tutte le salse cerca di morderci il deretano, praticamente le parti basse di questo nostro corpo. Entriamo praticamente in questo limbo, pensate un pochettino, corriamo. E correndo ragazzi possiamo anche recepire questi, diciamo, anelletti. Infatti vedete, veramente spettacolare, sotto c'è una rientranza, dobbiamo solo capire come entrare all'interno di quel posto. Praticamente andiamo in bonus game 2, vedete ragazzi, c'è la possibilità di recepire, di prendere, recuperare i Chaos Emerald fin da subito, e questa è la cosa bella. Ovviamente andremo a ripetere, ovviamente, diciamo, per regola si va a ripetere il bonus stage che non abbiamo completato. Vediamo un pochettino se il mitico Sonic ce la farà, ragazzi. Stiamo attenti a Sonicello, che ovviamente con il mitico Tails potrebbe prendere, vedete ragazzi, tutti i rings, ovvero gli anelli magici, che fungono anche da protezione, pensate, per quelli che sono la vitalità protegge. Ecco qua Don Panda, ragazzi, è arrivato il nostro mitico Don Panda, forse anche lui di origine meridionale come il mitico giocherellone. Caro Don Panda, ti saluto. Stamattina il tuo amico giocherellone sta portando il mitico Sonic, che come tu ben sai, caro Don Panda, è un titolo spettacolare, meraviglioso. Ragazzi, Don Panda, si sono nato a Salerno, sei bravissimo, grazie Don Panda, sei bravissimo tu a seguire il giocherellone che cerca nella sua limitatezza umana di portarti la gioia, l'allegria, la simpatia in questo mondo particolare. Ce l'avevo su Game Gear 6 anni fa, giocherò anche la versione, caro Don Panda, per Game Gear, tanta roba, sì, è veramente fantastico. Sonic è bellissimo, sì, ovviamente in versione anche portatile. Ovviamente tu sai che Game Gear non è altro che una versione portatile del Sega Master System, console 8-bit più performante del Nintendo 8-bit. Diciamo che poi dopo la bravura è anche nel programmatore, anche se comunque sai il vecchio detto Game Gear, bravissimo, stavo dicendo io, sì infatti il vecchio detto, sai, io sono un amante dei vecchi detti, dei vecchi aforismi, che
cosa succede? Che praticamente spesso è lo strumento che fa il professionista, caro Don Panda. Quindi diciamo che ragazzi, vedete cosa vi stavo dicendo. In Sonic dovete stare molto attenti, era meglio che avere un iPhone ai tempi per un bambino. Certo, figurati, io ho avuto il primo home computer a 5 anni e ringrazio mio padre perché grazie, diciamo, a lui mi sono molto aperto per quanto riguarda l'informatica. Ho lavorato per tanti anni anche nell'ambito informatico, anche se poi ho fatto studi tecnici, pensa un pochettino, sì, hai capito bene, caro Don Panda. Ho fatto, il giocherellone ha fatto studi tecnici e lavora nell'ambito tecnico, però l'informatica mi ha dato da mangiare per tanti anni, Don Panda caro, hai capito, caro Don Panda. Effettivamente, per un bambino altro che iPhone, diciamo, questi telefonini sono fin troppo dispersivi. Certo, è un mondo virtuale fatto di fantasia, di giochi, che ovviamente non ha un riscontro nel reale. Può sicuramente aprire la mente di una persona a focalizzarsi su nuove invenzioni, per esempio. Quello che è, diciamo, la cosa più simpatica è proprio questo dei videogiochi. Però poi bisogna vedere un attimo il riscontro reale. Sicuramente, diciamo, attraverso i social networks si possono sicuramente fare delle conoscenze anche con persone che si trovano ben lontane, diciamo, dal nostro luogo di vita abituale. Penso un pochettino, caro Don Panda, quindi, ma adesso non so cosa sia meglio. Secondo me valgono bene tutti e due, nel senso che bisogna avere sempre la giusta misura nell'usare delle apparecchiature, dei mezzi. Quindi ricordate che anche la stessa console, che mi sono avvicinato a IOC grazie a mio papà, che se ai tempi ricordo ha speso un capitale 1997-98 per un Pentium 2 286 MHz. Sì, io devo ringraziare anche mio padre di aver portato un 286 a casa e di avermi portato a sapere usare appunto l'informatica, nonché pensa un pochettino a disegnare al CAD. Al tempo, diciamo, disegnavano al CAD pochissime persone, caro Don Panda 87, e infatti io ho messo il piatto a tavola con il CAD per tanti anni. Addirittura ancora mi dovevo laureare in architettura, e quindi ragazzi, attenzione, e quindi il tuo amico il giocherellone si è trovato in questa situazione molto particolare. Continuare o non continuare gli studi, anche se lavoravo, ben guadagnavo, ho scelto di continuare gli studi lavorando, quindi mettendo un pochettino di soldi da parte. Vedete ragazzi, ogni 100 unità prenderemo una vita, nonché avremo anche la possibilità di continuare. Quindi quello che io vi posso assicurare è quello di esplorare i livelli in modo tale da non avere difficoltà per i livelli avanzati. Attenzione ragazzi a questa parte qua. Sonic 2 è reputato un episodio molto più facile rispetto al primo. In realtà non è proprio così, nel senso che c'è questa limitatezza delle vite, pensate un pochettino, che spesso porta il videogioco a essere giocato e rigiocato. Attenzione! E infatti ragazzi, come vi avevo detto, bisogna stare attenti, vedete, le vite vanno e vengono, è un pochettino come le si vende. Wow, giochi anche a Age of Empires, caro Don Panda 86, certo, io gioco a tutti i videogiochi, il giocherellone infatti è un grande amante dei videogiochi. Pensa un pochettino, caro Don Panda, che io sul mio canale di YouTube ho più di 1100 video, hai capito bene, 1100 video, un ragazzi, una vita. 1100 video, non solo video ludici, caro Don Panda, ma addirittura filosofici, dei viaggi del giocherellone, perché il giocherellone viaggia soprattutto per lavoro. Sì, signori, avete capito bene, il giocherellone è fatto per voi, vi fa vedere la sua vita, cerca di portarvi la gioia, l'allegria, ma di aprirvi, secondo ovviamente la filosofia del giocherellone, anche la mente su certi argomenti che spesso, diciamo, al popolino possono essere oscuri, o anche a chi non ha tempo per approfondire per motivi familiari, lavorativi, addirittura economici. Sono fatto così, voi sapete, c'è anche la mia consorte, la mitica giocherelluna, donna bellissima, di una bellezza incredibile, pensate un pochettino, ma anche una saggezza, un intelletto fantastico, meraviglioso. Ragazzi, guardate qua, mi sono bloccato, eccolo qua, un segreto, mi sono bloccato. Che cosa sta succedendo ragazzi da questa parte qua? Mi sono bloccato, ho trovato ragazzi, come potete vedere, un bug. Solo il giocherellone poteva fare questa cosa, ragazzi, come potete notare, mi sono
sono bloccato. E quindi che cosa bisogna fare, ragazzi, in questo caso? L'unica cosa è fare sicuramente un soft reset. Non mi era mai capitato, non si finisce mai di imparare, ma soprattutto non si finisce mai di comprendere. Spesso mi sto piegando, ti stai piegando e intanto Sonic si è bloccato. Un gioco veramente assurdo, sperando che questa versione che mi sono procurato, caro Don Panda 87, non sia appunto una versione appunto buggata. Il giocherellone sarebbe molto triste. Attenzione alla noce di cocco che se ti arriva in testa ti apre in due il melone. Il cocco ti apre il melone, può capitare, ragazzi. Il melone, vedete, ragazzi, addirittura guardate che bella grafica, stupenda. Diciamo che il gioco di Sonic 2 si fa veramente tantissimo apprezzare con questa, diciamo, con questo mitico stage. Cercatevi, come vi ho sempre detto, di arrivare ai mitici 50 anellini, ragazzi, e di distruggere tutti i mostriciattoli Don Panda. Don Panda che non sappiamo, ha detto, vedete ragazzi, Don Panda che lavoro faccia, di cosa si occupi, dobbiamo dire la verità, ma sicuramente è un amante del retro gaming, è un amante anche dei bei giochi, videogiochi che ancora oggi, secondo me, a mio parere personale, sono veramente fantastici. Poi dipende ovviamente anche dal piacere personale, c'è gente che ovviamente se non sono giochi tridimensionali non riesce, pensate un pochettino. Addirittura io ho dei miei amici che dicono no, per me è inconcepibile comprare videogiochi con grafica retro, e purtroppo da una parte potrei anche dare ragione a queste persone, nel senso che ragazzi, le scarpette ci permettono di correre velocissimamente, ragazzi, guardate qua, di saltare anche in altri lidi, guardate qui ragazzi, in realtà ho sbagliato, niente di che, impiegato, ma no, ma che dici Don Panda, non ti preoccupare, l'importante è mettere il piatto a tavola e fare una vita dignitosa. Vivo a Milano ma sono nato a Salerno, mi chiamo Sebastiano, caro Don Panda Sebastiano, ragazzi, quindi salutiamo il nostro nuovo amico, il nostro Sebastiano, il nostro mitico Don Panda, e grande lavoratore sicuramente, grande lavoratore che si è dovuto spostare, fatto bene, certo Milano è un po' cara come città, però la necessità del lavoro, della vita, di essere indipendente dal punto di vista economico, poi noi tutti sappiamo la problematica del lavoro data appunto da questo fatto qua che, come si dice, spesso gli esseri umani si devono spostare, poi devono lasciare il loro luogo di origine, che poi possa piacere o non piacere. Può essere pure che Don Panda, quando è arrivato a Milano, ha capito che Milano gli piaceva di più. Hai un'idea Snowball come microfono? Ho un trust, ci ho fatto anche la recensione, caro Snowpanda, caro Sebastiano, ragazzi, chiamiamo le persone con i loro nomi qui, perché sul canale del Giocherellone c'è l'amicizia, c'è la cordialità, c'è l'allegria, e quindi ragazzi, come vi ho detto, ho fatto una recensione, come dicevo, caro Sebastiano, a cui ti invito a partecipare, se vuoi, ovviamente, anche al canale di Telegram, di Discord, il mitico canale di YouTube, oltre ovviamente Twitch, ma c'è anche il blog sui videogiochi, pensa un pochettino, quindi vai sul canale del Giocherellone, ci sono tutti i link, se vuoi seguili e vieni anche tu a far parte della comunità. Mirko Papella, il mitico Alessandro Arcangelino, grandissimo newser, pensa un pochettino, del canale del Giocherellone, ormai diciamo Alessandrino si è autoproclamato il newser del mio canale, infatti se andate su Discord, ragazzi, potete leggere tutte le novità scritte proprio da Alessandrino, che cura, ha voluto farsi carico di questa grande responsabilità di portare le novità, di portare le news della vita, praticamente, di quello che accade nel mondo, al Giocherellone, sul canale del Giocherellone. Quindi attenzione ragazzi, perché qui ne vedrete delle belle ogni giorno, praticamente, con questo, diciamo, attenzione a queste spinte, andiamo in spinning by the kick, che non è ovviamente il mitico colpo. Wow, che figo, comunque sei molto bravo, complimenti. Vai, ti ringrazio Sebastiano, è una questione di passione, penso un pochettino, una questione di passione, sempre amato fare queste cose, infatti devi vedere, poi dopo io, pensa che io sono fidanzato, in realtà è più un matrimonio non ufficializzato, con la mitica Giocherellona, se vai a vedere sul canale di Twitch, di YouTube, alcuni vecchi video dove la Giocherellona gioco si vede, la trasmetti benissimo, ti ringrazio caro Sebastiano, e se vai a vedere sui vecchi
sul canale di Twitch di YouTube ci sono addirittura i video con la mia consorte che gioca con la sua grandissima, fantastica professionalità e ovviamente anche forte critica nei confronti di alcuni videogiochi. Infatti la giocherellona ha pensato un pochettino che quando si tratta di videogiocare diventa veramente una iper professionista del videogioco e si dà da fare, molto molto brava, ha pensato un pochettino. Ma questo amore verso il cinema, verso la musica, ma anche verso il videoludo, certo, diciamo su questo piano qua un pochettino più il suo maritino, il suo giocherellino. Un pochettino, infatti, ne discutiamo ogni tanto a volte in merito appunto ai videogiochi, anche se comunque lei quando inizia praticamente a giocare non si ferma, ragazzi, è molto bello. Io vi consiglio di trovare una persona che abbia le stesse vostre passioni, ragazzi, perché poi altrimenti poi dopo ci si può portare a una divisione. E ovviamente la persona vi deve anche piacere esteticamente, nel senso che anche l'occhio vuole la sua parte. Voi sapete, il giocherellone adora per esempio le persone, cioè si trova molto 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 bene con chi ha gli occhi chiari e la pelle chiara come lui, anche se poi in realtà, come dicevo proprio ieri con la giocherellona, io mi abbronzo tantissimo. Mamma mia, ragazzi, anelli in bocca dappertutto, questa mamma mia, 3 anelli in bocca, li stai prendendo praticamente, queste biglie di ferro praticamente. Guardate qua, che dolore afrodisiaco, come diceva il mitico Massimino Boldi nel fantastico Vacanze di Natale 90, che io ho trattato dal punto di vista critico ultimamente, perché caro Sebastiano, ho voluto rivedere questo film. Pensavo, dolore afrodisiaco, così bevi di Sebastiano è un po' Eugenio, perché devi sapere, caro Sebastiano, che io ho un caro amico che si chiama Eugenio, che è praticamente, oltre un amante del videoludo, soprattutto degli home computers, Eugenio è un grande amante, pensate un pochettino, un grande amante del... Ah, ragazzi, il pesce dietro al deretano, non diciamo quale pesce ho acchiappato. E quindi che cosa succede? Che questo mitico, questo fantastico Eugenio e caro Sebastiano è amante proprio dei film alla, diciamo, retro, all'italiano. Oltretutto, vedete ragazzi, come nel primo Sonic, se iniziamo a saltellare fuori dallo schermo a destra, poi dopo possiamo anche rientrare, quindi ci sono queste piccolezze che ci permettevano nel primo Sonic di avere anche di continuare ad avere dei punteggi, ovvero saltellando in alcune parti dello schermo si potevano prendere dei punteggi volti a aumentare lo score, appunto il punteggio vero e proprio. Quindi dobbiamo dire la verità, stiamo parlando di videogiochi di altissimo livello. Sonic, guardate le scarpette, perché voi sapete che Sonic prende spunto, ragazzi, niente po' di meno che dal mitico Michael Jackson, ovvero da Michael Jackson, perché voi sapete che la Sega Michael Jackson ha collaborato per alcuni anni con la Sega nella stesura addirittura dei videogiochi. Basti pensare al mitico Moonwalker, ragazzi, ve lo ricordate Moonwalker? Anybody touch alle tappettare? Ragazzi, dobbiamo dire la verità, quante volte avete ballato con le musiche di Michael Jackson, poi morto all'età di 50 anni, pensate, molto molto brutto, perché lui prendeva degli antidolorifici, pensate un pochettino, il Michael Jackson, a fronte di tutti i suoi allenamenti, di suoi balletti, ma anche a fronte del fatto che faceva un'alimentazione un po' free free, cioè mangiava quelle schifezze, dobbiamo dire, alimentari, tipo le coscette di pollo fritte. Lui era un forte animalista, ma mangiava le coscette di pollo fritte e gli alette di pollo del Kentucky, la fried chicken, il mitico ristorante del colonnello di cosa non si sa, il colonnello che aveva fatto partire questo ristorante, pensate un pochettino. E lui, il colonnello, andava praticamente a prendere i polli, praticamente lui stesso prendeva questi polli, li toccava, gli toglieva praticamente le penne e li friggeva. Quindi molto molto triste, un po' triste questo colonnello, però ha fatto i denari. E quindi Michael Jackson era molto amante di queste cose, quindi questi dolori muscolari forse gli sono stati dati non solo dagli allenamenti distruttivi, ma anche da questa alimentazione un po' schifosella, dobbiamo dire la verità. Vabbè, Michele purtroppo ha fatto il suo tempo, come tutti noi, è venuto il momento di salutare questo pianeta, questa valle di lacrime, come dicono i pessimisti. Ma il vostro giocherellone invece vi invita a vedere la vita sempre in maniera positiva e costruttiva, perché finché c'è vita c'è speranza. Mi mancavano 3 anelli, avrei potuto prendere l'ennesimo smeraldo. Ce la faremo a passare? Non lo so.
A differenza del primo Sonic, che ho già trattato sul mio canale di Twitch e di YouTube, in realtà nel bonus game dovremmo ripetere sempre lo stesso bonus game fin quando non riusciamo a prendere quel tipo di smeraldo. E quindi è un po' diverso questo, perché non passiamo a uno stage, diciamo, un pochettino diverso. Questa può essere stata una forte critica, ovviamente, al videogioco in sé, però ovviamente è una scelta dei programmatori, è stata una scelta dei programmatori. Ah, ragazzi, qui non avevo gli anellini. Attenzione, pigliatevi sempre almeno un anello, ragazzi, perché senza un anello potete morire. Gli anelli, infatti, sono lo scudo di Sonic. Sono gli scudi di Sonic. Quanti più anelli avrete, tanti più anelli potrete recuperare. Vi rifaccio ovviamente rivedere questo mitico stage. Ragazzi, peccato, peccato. Ecco qua il boss. Il boss, infatti, ogni due stage dovremmo affrontare il boss. Vedete, il dottor Robotnik, l'uomo uovo. Pensate un pochettino, attenzione, perché alla fine, praticamente, quando ci servirà l'ultimo colpo, l'uomo uovo, il dottor Robotnik, il sadico, praticamente il maligno. Pensate un pochettino, guardate qua, questo ci butta ovviamente la turbina. Alla fine, quando gli manca solamente un punto vita. Infatti dovremmo colpire, guardate, il dottor Robotnik, il malvagio, praticamente colui che utilizza gli animali per i suoi scopi. Guardate, se lasciamo i due personaggi, ovvero sia Sonic e Tails, senza fare niente, ci guardano. Sonic batterà il piedino a terra, mentre Tails metterà la manina davanti alla bocca. La manina che forse anche Sebastiano sta mettendo davanti alla bocca. Per quale motivo, ragazzi? Perché Sebastiano forse si è alzato come il giocherellone presto. Chissà per quale motivo, forse perché stamattina lavora o perché deve andare a fare footing, non lo sappiamo per quale motivo, oppure non riusciva a dormire. Chissà Sebastiano, forse Sebastiano ce lo dirà, perché diciamo di questa alzata sua mattutina. Non lo sappiamo, no, stamattina non lavora. E allora come mai Sebastianino, non per farti i fatti tuoi, ovviamente, se... Aia! Sebastiano. Che cosa succede? Mi sa che torna a letto tra poco. Torna a letto forse con una bella donna, non lo sappiamo, diciamo queste cose di Sebastiano. Ragazzi, che dire, quale miglior riposo è quello di dormire con la donna che si ama? La mia compagna dorme ancora. Abbiamo capito perché Sebastiano dorme a letto, per fare la sorpresina. Ragazzi, alla fin fine l'amore. L'amore è fatto anche di coccoline e coccolette, o di cotolette, dipende un pochettino se vi piace anche mangiare, se vi piace. Vedete, Sebastiano sta pensando di fare una sorpresina alla propria compagna, di portarle la colazione a letto e non solo la colazione. E bravo Sebastiano, fai bene, fai bene, fai bene. Ricorda sempre che chi si ama va sempre coccolato, perché poi dopo alla fin fine le donne sono fatte così, nel senso che sono come dei bracieri che vanno appunto. Ahia, ragazzi, ho preso una palla dietro. E sono come dei bracieri che ovviamente vanno bruciati piano piano, bacini, carezzine, coccoline, e poi ovviamente arriva il bananone. Ragazzi, Sebastiano, caro Sebastiano, prendi spunto da Sonic, ma non sulla velocità del rapporto, quindi perché piano piano fai bruciare la tua donna come un braciere, e poi ovviamente dedicati quelle 4-5 ore di atto ovviamente amoroso. Va bene, ragazzi, che dire, questo videogioco veramente no, non mangia carne lei. Va benissimo, pensa un pochettino, ma tu lo sai, caro Sebastiano, su questo potremmo affrontare un argomento molto particolare. Pensa, lo sai che le donne, forse anche per via di questo Covid, si sono fortemente veganizzate, tendono a mangiare molto più pulito rispetto agli uomini, dobbiamo dire la verità. Io stesso praticamente sono con la giocherellona sono sorpreso, perché la giocherellona adora praticamente vivere la vita intensamente. Poi vedrai la giocherellona, la vedrai in una prossima live, ma da pochi anni comunque una sua scelta. Sì, effettivamente si sta molto meglio, oltre al fatto che comunque si risparmia un sacco di soldini. E su questo noi maschietti siamo più brutali, nel senso che quando mangiamo mettiamo in bocca di tutto e di più, soprattutto dopo essere stati insieme alle nostre compagne, le nostre fidanzate, le nostre consorti, le mogliettine. Dopo tutto noi sprechiamo tantissima energia, ma parliamone, sì, Sebastiano affronta l'argomento, dialoga col tuo amico il giocherellone te lo dirà che cosa pensa di questo argomento, quell'atto amoroso, gli atti amorosi, l'amore è tendenzialmente una delle cose più importanti nella vita, poi alla fin fine, caro Sebastiano, cioè un hamburger di soia costa più della carne, certo, l'hamburger di soia costa più della carne, una cosa assurda, la carne viene circa 8 euro al chilo, carne di maiale può arrivare a 6 euro, 5 euro al chilo addirittura.
addirittura. E queste cose di soia costano tantissimo, tanto vale che te la fai a casa, ti puoi fare anche gli hamburger di ceci. Prendi i ceci, li fai bollire e poi dopo li vai a pressare. E effettivamente è così. E il problema è il processo. Il problema è il processo, non è tanto la materia prima, perché poi dopo la soia costa poco. La soia costa poco, vedi quelle bevande alla soia. La problematica è la quantità di smercio. Vedi, per esempio, un litro di latte da produrre costa molto di più, però essendoci un maggiore smercio, giustamente, visto che lo comprano in tantissime persone, il latte deve per forza calare, e tende a calare perché poi dopo in tantissimi producono il latte. Invece la problematica è che le bevande alla soia le producono ancora poche persone. Dal punto di vista della sostenibilità, però, è inutile girarci intorno, sicuramente e l'alimentazione a base vegetale è più economica e sarà più economica nei prossimi anni. Oltretutto è una questione anche di sostenibilità, caro Sebastiano. Perché questo? Perché non è più, diciamo, gli allevamenti intensivi occupano troppo spazio, e quindi la problematica, ragazzi, qui il vizio non me lo tolgo il vizietto di andare praticamente a sbattere, vedete ragazzi, contro queste parti qua, un anello mi mancava, forse ce l'ho fatta, Sebastiano, ce l'ho fatta a prendere il secondo Emerald Ring. Ne mancano altri 5 perché sono 7. Se dovessi riuscire a prendere tutti e 7 gli smeraldi, pensa Sebastiano, mi potrò trasformare in Super Sonic, ovviamente copiato da Dragon Ball, la palla di drago, dove Goku appunto si trasforma in Super Saiyan con il capello biondo. Pensate un pochettino, questo capello biondo, questa super energia, e potrò addirittura volare, quindi Sonic diventerà ancora più forte. Eccoci qua ragazzi, guardate in Chemical Plant, questa industria che mai è allucinante. Vediamo ragazzi cosa dice Sebastiano. Voglio leggere cosa dice Sebastiano, perché Sebastiano dice delle cose interessanti a mio parere. Vediamo un pochettino, ma anche se purtroppo mi trovo in una situazione un po' particolare. Ma è allucinante che c'è la soia che usano per nutrire appunto i maiali, ragazzi, i maiali, e la carne se si lavora costa meno. Secondo me chi ha i maiali ha pure la soia. Certo Sebastiano, effettivamente è così. Ma voglio ragazzi leggere molto molto, voi sapete che io sono tendenzialmente vegano. Voglio leggere questa cosa, ma è allucinante, cioè la soia che usano per nutrire appunto i maiali, la carne degli stessi lavorata costa meno. Secondo me chi ha i maiali ha pure la soia e fa gli hamburger con i soldi, gli animali mangiano gratis. Sì, il problema, vedi, della sostenibilità alimentare è proprio questa, cioè il fatto che ovviamente, ragazzi, qui cado e devo stare attento perché qui sopra, vedete, mi trovo in una situazione molto molto brutta, ovvero nella possibilità di morire senza appunto l'ossigeno. Siamo quindi attenti, ecco qua, però forse ce la faccio, vedete ragazzi, 5 secondi, fra 5 secondi morirò, e invece no, Sonic ce l'ha fatta, vedete, col suo mitico piedino. Stiamo quindi molto attenti. E quindi che cosa succede? Che praticamente, voi sapete, si utilizzano questi vegetali per creare i mangimi appunto per gli animali, e quindi ragazzi attenzione, lo sapevo, qui diventa molto particolare. Oltretutto vedete in Chemical Plant ricorda l'ultimo stage di Sonic, del primo Sonic, quindi ripete ovviamente questa parte, e ragazzi il vizietto non me lo tolgo, e qui purtroppo vado a morire. Bisogna stare attenti, come vi ho detto, bisogna stare molto attenti. Meno male che c'era un checkpoint, prendiamo qualche anellino e ovviamente ci buttiamo su queste parti qua. Attenzione Sonic, perfetto ragazzi, sembra di essermi salvato. Stiamo attenti da questa parte qua, perché come potete vedere andiamo qui sopra, vedete se Tails è già caduto, perché il dottor Robotnik qui non fa sconti, ci vuole attaccare. Attenzione, vedete un pochettino, vediamo un pochettino se riusciamo a batterlo dopo qualche secondo. Ok, perfetto, ce l'ho fatta. Un po' facile, se ovviamente capite la meccanica del gioco. Vediamo un pochettino di aprire questa parte qua. Vedete, se Sonic si metterà diciamo all'estremo di una piattaforma, ci sarà questa animazione simpatica. E quindi ragazzi, sì, è proprio così. La problematica è che ovviamente vengono prodotti dei mangimi vegetali per poi dopo alimentare gli animali, quindi molto molto particolare questa cosa.
e quindi da questo ovviamente deriva il costo maggiore della carne rispetto ai vegetali. Le problematiche principali sono proprio legate a queste lavorazioni particolari per fare questi hamburger vegetali. In realtà la cosa migliore secondo me è farveli a casa. Cercate le ricette, ragazzi. Qui voglio cercare di prendere un altro smeraldo del caos. Cercatevi le ricette su internet, ragazzi. Cercatevi le ricette su internet e cercate di replicarle. Oltre al fatto di poter risparmiare, pensate un pochettino, potete anche, diciamo, imparare a fare qualcosa di nuovo. Nella vita dovete sempre cercare di imparare a fare qualcosa di nuovo, secondo me, cari amici e ovviamente care amiche, amiche che, attenzione ragazzi, perché c'è una freccia che arriva da lontano e oltretutto vedete come, diciamo, devo cercare di prendere quei restanti anellini in modo tale da cercare, vedete ragazzi, di arrivare, vedete ragazzi, ai 50 anelli. Adesso me ne posso andare a prendere ovviamente anche andare nel bonus game. E quindi ragazzi, sì, è insostenibile. Insostenibile, è un periodo sicuramente di transizione. Questo fatto del Covid, ovviamente, attraverso le asperità si arriva alle stelle, per aspera ad aspera. L'avete mai sentito questo detto latino? Che dice che appunto attraverso le asperità si arriva alle stelle, attraverso le difficoltà. Ed è proprio così, ed è proprio così. Nel senso che devo dire la verità, tantissime ragazze soprattutto hanno imparato a mangiare meglio, in maniera più pulita. È una transizione sociale questo fatto qua del Covid, dobbiamo dire la verità. Quindi è stato sicuramente una cosa positiva. Attenzione, pigliamoci gli anellini da quest'altra parte. Guardate qui, veramente spettacolare. Guardate qui cosa vado a fare. E beh, ragazzi, anche molto molto dinamico. Ovviamente poi dopo c'è questa parte qua quasi tridimensionale. Attenzione a questa parte qua, perché qui ragazzi, ce l'ho fatta. Sì, ha ragione, infatti lei si arrangia così. A me la carne piace, ma se devo farne adesso continuerò a leggere, perché Sebastiano è tanto caro, ma ovviamente ci scrive queste notizie molto interessanti quando, ragazzi, quando arrivano queste palle che vogliono colpire il povero Sonic. Vedete, ragazzi, continuiamo a saltare anche perché ci portiamo dietro Tails. Come vi avevo detto, vedete un pochettino Tails che arriva da noi, praticamente arriva da noi e vuole, diciamo, salvare gli anelli. Ecco qua, ragazzi, vai, 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 Tails, un ring, no, per un ring non ce l'ho fatta. Vedete, ragazzi, piano piano diventano sempre più difficili questi stage. Si ha ragione, infatti, lei si arrangia così. A me la carne piace, ma se devo farne a meno per un giorno, evitarla per un pasto o due, non ho problemi. Ma infatti, io non la mangio quasi mai. Oltretutto, la mia fidanzata è fortemente contro l'uso della carne, nel senso che non ne ha mai mangiata tanto, quindi ho questa fortuna. Oh, e poi si mangia le parole perché da cellulare, sorry, comunque sei bravissimo a fare sta roba e seguire la chat. Ma figurati, io ti ringrazio, caro Sebastiano, ma ne devi vedere. Per esempio, io, la mia cara consorte, la giocherellona, è bravissima a giocare, e quando si gioca non si deve parlare un pochettino quando si va, vedono i film. Lei, su questo devo dire la verità, ha questa capacità molto logica, una donna molto molto particolare, devo dire la verità. Quasi multicaratteriale. Beh, su questo si potrebbe fare un trattato sulla giocherellona, un trattato psicologico sulla giocherellona, perché poi dopo, ovviamente, guardate qua, ragazzi, guardate la freccia che sta per, diciamo, esplodere. È molto bello il fatto che Sonic entra praticamente in queste parti erbose, dove non si sa che cosa c'è. Ci potrebbero essere dei nemici, ma aiuto, aiuto, ragazzi, vedete lo scavatore, il nasone, il trapanatore, ragazzi, che non è ovviamente un'allusione di stampo sicuramente sessuale, non si è mai a dire queste cose, poi dopo i bambini rimangono male, i bambini che seguono il canale Giocherellone, che è un canale però per adulti, pensate un pochettino, perché possono essere affrontati argomenti adulti. Guardate qui un altro bug, è rimasto solo Tails e non Sonic. Aquatic Ruin, le rovine acquatiche, ragazzi, che cos'è? È il mitico Atlantide. Poi vi farò vedere anche il mitico gioco Echo the Dolphin, un gioco molto particolare, difficile per Sega Mega Drive. Attenzione, perché ovviamente il giocherellone qui entra all'interno ovviamente della parte acquatica. Attenzione, perché dobbiamo poi capire, guardate l'uomo, attenzione, pigliamoci la bollicina, perché ragazzi, grazie alla bollicina in realtà possiamo, attenzione, guardate il piranha, ragazzi, veramente fantastico. Stiamo parlando di un grande gioco, ragazzi, un grande gioco, il bollicione. Pigliamoci ovviamente la bolla d'aria,
al fine di non morire. Vedete, perché avremo poi alcuni secondi, pensate un pochettino, prima di morire. Vai Sonic, ce la puoi fare, ce la puoi fare, perché ragazzi, qui diventa sempre più difficile, come potete vedere. Andiamocene da questa parte qua e ci buttiamo all'interno di questo bucone. Guardate un pochettino, ragazzi, vai di bolla. Vedete ragazzi, sto per morire. E poi si mangia le parole, si mangia le parole, diceva il caro Sebastiano, Sebastiano prima. Ragazzi, qui è veramente fantastico. Poi Sebastiano, devi sapere, sul canale Giocherellone, Giocherellone tratta, diciamo, giochi di ogni tipo. Pensa un pochettino, qui Sonic prende in bocca la mitica bolla e prende in bocca la mitica bolla al fine di resistere, ma distrugge, anche diventando una pallina, il piranha. Ragazzi, attenzione, perché qui arrivano frecce, vedete ragazzi, è mica roba da pochi, roba per pochi ragazzi. Vedete un pochettino Sonic che salta qui sopra. E no, dicevo, il mio cellulare, tu parli benissimo, io ti ringrazio caro Sebastiano. Il tuo amico il giocherellone, il tuo amico il giocherellone però si trova adesso in brutta, in una brutta situazione, deve correre. Dammi una palla, dammi qualcosa, dammi 1 2 3 4 5. E purtroppo, e vi ho detto che Sonic è un po' particolare. Sonic 2, sì, ok, perfetto, è abbastanza facile. È abbastanza facile se prendete il percorso facile. Poi piano piano diventa sempre più difficile. Ragazzi, vedete un pochettino, guardate il giocherellone, ragazzi, e di nuovo si trova qui nell'Atlantic, nel percorso d'acqua. Pensate un pochettino, vedete, cerca di prendere, vedete, diventa sempre più difficile. E il bello di questo gioco, il bello di questo gioco è che ci sono tutte queste novità veramente fantastiche. Cioè, queste cose, diciamo, questi percorsi molto molto vari. Guardate, oltretutto ovviamente i nemici guardate qui dove vado, mamma mia ragazzi, non, forse non avevo nemmeno mai esplorato questa parte qua, perché vi ripeto, i livelli sono poi dopo molto molto più lunghi rispetto ovviamente ai classici, ai classici di Sonic. Ragazzi, fantastico, guardate qui sopra cosa succede. Vedete, escono questi esseri, i trapanatori, che avevamo già visto nel primo Sonic. Ah ragazzi, questo mi ha fatto male. Ti piacciono gli FPS? Mi piacciono tutti i videogiochi, caro mitico Don Panda 87, ovvero il caro Sebastiano. Ormai Sebastiano lo conosciamo, ragazzi, lo conosciamo. E sì, caro Sebastiano, oltretutto, vedete ragazzi, poteva cadirci in testa questa cosa. Quindi gli FPS da Doom, praticamente ultimamente ho iniziato a provare anche Doom 3 per Nintendo Switch. Ho grande grande sorpresa, devo dire la verità, una grande sorpresa. Voi sapete che la versione di Doom 3 è molto particolare rispetto ai precedenti. Le mosche zezze rispetto agli altri episodi di Doom, perché c'è anche una componente diciamo avventurosa. Ragazzi, qui purtroppo non avevo i 50 anellini, ma qui sopra andrò adesso. Ragazzi, i totem cattivi, vedete un pochettino cosa succede. Attenzione, perché ragazzi, mi stava colpendo, praticamente dovremmo usare le frecce per colpire il dottor Robotnik. Ecco qua, vedete ragazzi, attenzione, perché non sappiamo queste frecce da dove vanno, praticamente vedete, scusa, non ti ho sentito, guardi FPS, mi adoro gli FPS, adoro ogni tipologia di gioco, caro Sebastiano, penso un pochettino, sì, hai capito bene, il giocherellone adora ogni tipo di gioco, e tra cui anche gli FPS, first person shooters, ne ho trattati parecchi, sparatutto in prima persona all'italiana, come diciamo, questi sparatutto in prima persona che ovviamente hanno segnato la rivoluzione dal punto di vista della grafica tridimensionale. Pensate un pochettino ragazzi, di questa grafica tridimensionale. Il primo è stato, uno dei primi giochi è stato il gioco dei maghetti, pensate un pochettino. Vedete che Tails tenderà a aiuto, e lo sapevo che mi andava la freccia dietro, ragazzi, che dolore alla Massimino Boldi, questo Massimo Boldi che ci è sempre presente nei nostri pensieri, soprattutto per coloro che si portano dietro i film dei cinepanettoni. E quindi praticamente ci fu questa rivoluzione grafica, con questa grafica tridimensionale. Uno dei primi giochi fu il gioco dei maghetti, praticamente, ve lo ricordate, il mago che doveva distruggere tutto. Poi casomai ve lo porto e lo dedichiamo proprio al caro Sebastiano, il nostro nuovo amichetto che il salernitano che lavora a Milano, e fa pure un po' rima, dobbiamo dire, caro Sebastiano, il salernitano che lavora a Milano, che l'ultima volta ci andava
andammo io e la giocherellona nemmeno un anno fa, ci facemmo un bel weekend, proprio ci facemmo un bel weekend, andammo in una piccola pensioncina alla periferia di Milano, pagammo veramente molto poco e ci facemmo questi 2 giorni. Molto molto divertente. Però vai anche sul mio canale YouTube, caro Sebastiano, non hai le notifiche per Ibiza? Al momento no, caro Don Pando 86, però ovviamente sei libero di donare bit e byte, butte e byte. Al momento non ho le notifiche perché il giocherellone è uno streamer di vecchio tipo, cioè che cosa fa? Non ha installato quel mitico programma che ti fa fare le notifiche, tutti quei disegnini, perché devo dire la verità, preferivo attaccare direttamente sul mitico fatto 50 bits. Ti ringrazio, caro Sebastiano, sempre 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 orgoglioso di avere un follower, dei follower come te. E io ti invito anche a seguire il canale di YouTube del Giocherellone, caro Sebastiano. Ragazzi, ringraziamo Sebastiano ovviamente del supporting, perché se non ci fossero persone come Sebastiano, ragazzi, il mondo di noi streamer andrebbe molto molto male. E oltretutto pensa, caro Sebastiano, che a breve ci saranno anche i raduni. Finalmente, ragazzi, dovremmo uscire forse da questa, diciamo, dallo stato di emergenza. Pensate un pochettino, il 31 marzo, quindi finalmente piano piano potremmo fare questi raduni, raduni videoludici, raduni filosofici, raduni anche vegani. Ci potremmo veramente divertire, ragazzi. Voi sapete gli argomenti che io tratto sul mio canale di YouTube, che poi è il canale di YouTube, il canale mio della Giocherellona, ormai la Giocherellona, e quindi preparatevi, addirittura ci saranno i consigli amorosi, affettuosi, anche se ovviamente, come dicevo con la Giocherellona, o meglio diceva la Giocherellona proprio nelle passate diciamo ore, con me, col Giocherellone, in realtà ogni situazione sentimentale è a sé stante, quindi non si può parlare di consigli generali. Quindi quando vedete quelle persone dicono: ma la donna è fatta così, l'uomo è fatto così, si può parlare dal punto di vista forse biologico, ma dipende anche, ci sono uomini effeminati, nel senso che sono più uomini le donne, alcune donne sono più uomini di alcuni uomini, e quindi tendenzialmente dire come si conquista la donna, soprattutto in una società dove quella là moderna, dove la donna è ormai emarginata, quindi può fare tutti i lavori che fa anche l'uomo. Pensate un pochettino da fessacchiotti, quindi tutti quei corsi volti a conquistare le donne, a trovare le fidanzate. In realtà non dovete fare altro, secondo me, sempre su una questione di consigli generici, di trovare una persona che sicuramente abbia un minimo di piacere estetico, che può essere anche cromatico. Cioè, per esempio, c'è a chi piacciono le donne con gli occhi chiari, quella persona avrà quasi sicuramente, salvo imprevisti, salvo situazioni di salute o incidenti, avrà quasi per tutta la vita gli occhi chiari. Quindi è normale che se tu dici: guarda, a me piacciono solo le donne con gli occhi chiari, sicuramente non puoi fidanzarti con una persona con gli occhi scuri. E poi ovviamente ci sono gli interessi, le passioni, perché alla base della coppia, ragazzi, c'è il dialogo, non c'è solamente il lato ovviamente sessuale, né il lato ovviamente dei progetti in comune, cioè di stampo normale, ovvero andiamo a vivere insieme, stiamo insieme, facciamo i figli per chi vuole fare i figli, e quindi l'importante è che ci siano anche degli interessi in comune. Una persona a cui piace uscire o a fare delle passeggiate in luoghi ovviamente anche solitari, non può stare con una persona a cui piaccia fare una vita mondana, piaccia andare nei locali dalla mattina alla sera. Quindi inutile che ci giriamo intorno su questa cosa qua, è una questione di interessi in comune, i simili con i simili, come si è sempre detto. Quindi il mio consiglio, sempre su consigli generici, è trovare persone che possano portare avanti con noi, possano enfatizzare quelli che sono appunto i nostri interessi, possano portare la gioia a quello che è il nostro stile di vita. Quindi sicuramente un depresso non potrà mai andare con una persona positiva, e una persona ovviamente fortemente costruttiva non potrà mai andare con una persona che dice: no, ma nella vita tutto è perso, dobbiamo solamente morire. Quindi siate sempre, a mio parere, positivi. Perché chi è positivo è già a metà dell'opera. Molto fa la mente, ragazzi. Uno dice: ma come fa la mente dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista del lavoro? Sì, molto fa la mente, avete capito bene.
ci troviamo qui in Casino Night di nuovo, quindi andiamo a cercare di completare questo mitico stage. Intanto parliamo della filosofia di vita. Voi sapete, giocherellone è molto molto attivo sul piano filosofico. Per me, per esempio, la filosofia è qualcosa di essenziale, perché grazie alla filosofia, soprattutto dei filosofi antichi, per quanto possa sembrare inapplicabile al giorno d'oggi, in realtà io quello che vi consiglio di studiarvi proprio gli scritti filosofici dei grandi del passato, perché nella maggior parte dei casi nel passato si viveva con grande miseria, e quindi le persone stavano più attente a cosa fare, pensate un pochettino. E su questo diciamo l'essere umano in un'era di welfare, ovvero di benessere, nonché in un'era dove ormai abbiamo praticamente tutto, si è lasciato un po' andare e si perde quella tonicità, quella forza che spesso avevano gli antichi proprio per al fine di sopravvivere. Da un'altra parte, anche forse un elemento, oggi diciamo viviamo in ambienti, in società meno brutali rispetto al passato. Oggi anche diciamo il delinquentuccio si fa fare la foto sul social network, quindi inganna un pochettino il suo tempo facendo queste cose praticamente inutili o che portano un piacere mentale che ovviamente è forse anche illusorio. Comunque meglio così che ovviamente andare a rubare, inutile che ci giriamo intorno, sono quelle distrazioni che la società porta, ovviamente, che ovviamente chi comanda permette di fare, un pochettino come la pornografia, perché la pornografia è praticamente ormai libera, il 40% dei siti è di natura pornografica. Per quale motivo? Proprio per far calmare le persone dal fare, dall'effettuare, diciamo, azioni malevoli. E quindi per questo c'è, diciamo, questo fatto qua della pornografia gratuita. Non è che ci voglia tanto a comprenderla questa cosa, ed è fatto proprio per tenere a freno gli istinti forse più violenti degli esseri umani. Infatti praticamente è un pochettino come, per esempio, ci sono alcuni paesi dove appunto addirittura la prostituzione è legalizzata, e dove ci sono degli studi dove dicono che ci sono meno stupri in luoghi del genere. Poi bisogna sempre vedere chi dice queste cose, non lo so. Su questo sicuramente è un fattore educativo, e spesso la cosa migliore comunque rimarrebbe il fatto di trovarsi un partner con cui stare e che ovviamente possa con noi condividere le nostre stesse passioni, oltre che ovviamente darci quelle soddisfazioni di tipo primordiale legate appunto all'attività passionale, ovvero carnale. Beh, l'argomento sicuramente voi sapete che questi argomenti sui canali dei giocherelloni, metto anche la giocherellona, sono sempre ben accetti, nel senso dal punto di vista del dialogo, perché sono le basi della vita, e noi amiamo trattarle, amiamo studiarle. Questo perché spesso le persone sono insoddisfatte proprio per questi motivi, perché non riescono a soddisfare i bisogni primari. Poi ovviamente ci sono bisogni secondari, c'è gente per esempio che mette avanti all'amore addirittura la carriera, pensate un pochettino, quindi mette avanti la carriera. Poi io, secondo me, a mio parere ci sta, hai ragione, certo, sono quelle cose quando uno dice sono insoddisfatto della vita, perché non ho una persona a cui donare l'amore, una persona addirittura che mi voglia bene. Forse perché da un punto di vista logico ci sono delle persone che amano amare proprio per essere ricambiate, poi ci sono le persone che amano amare perché vogliono donare affetto, amore. Per esempio io adoro dare la felicità alla persona con cui sto, qui jackpot addirittura, guardate qua quanti anelli, addirittura ho vinto tantissime vite, fantastico ragazzi. Questo gioco, il jackpot, esce solamente pochissime volte, pensate un pochettino. E beh, è fatto così il mitico Sonic. Cerchiamo ovviamente adesso, ragazzi, di togliere questo tamburello in modo tale da ovviamente cercare di proseguire. Stage un po' particolare, che ovviamente riprende lo stage del primo Sonic basato sul casino, pensate un pochettino. Qui ovviamente prendiamo l'ascensore e vediamo dove andare.
Molto bello, ragazzi. Poi c'è stato anche Sonic 3, dove c'è stato un forte cambio di grafica, un forte cambio di grafica, e che per molti, diciamo, è piaciuto forse meno, dobbiamo dire la verità. Anche a me è piaciuto meno. Poi dopo, ovviamente, forse lo si apprezza nel tempo. Infatti, lo stesso Sonic Mania, pensate, ragazzi, Sonic Mania è associato alla grafica di Sonic 2, ma riprende gli stage di Sonic 3. Sonic 3, quando uscì, fu fortissimamente, ragazzi, criticato. Pensate un pochettino, fu fortissimamente criticato perché, appunto, era molto, soprattutto, era molto corto. Era molto corto. E ragazzi, gli anelli, dove sono gli anelli? Non ci sono anelli. Mi mancano due ring e purtroppo non li tengo. Molto difficile, inizia a essere veramente difficile. Dobbiamo prendere quasi tutti gli anelli, tutti i rings, appunto, gli anelli. Andiamo avanti in questi special stage, ma soprattutto andiamo avanti in Sonic, un gioco veramente spettacolare. Poi l'uso magistrale dei colori in Sonic è qualcosa di spettacolare. Perfetto, ragazzi, stiamo arrivando verso la fine dello stage. Attenzione, ragazzi, eccolo qua, il dottor Roboting. Il dottor Roboting, perfetto, andiamo a cercare, ragazzi. Vedete come fa il dottor Roboting? Cerca ovviamente di colpire. Attenzione, ragazzi, perché ha una electro spinging sulla testa. Aiaiaia, mi arriva questa palla. Attenzione, perfetto, ragazzi. Ah, ragazzi, qui è difficile. Qui è difficile, ecco qua, vedete, ragazzi. Aia, è difficile 8 perché praticamente come avete potuto notare, ha uno scudo di energia elettrica che ricorda un pochettino quel mitico boss, ragazzi, il mitico boss di The Running Man. Pensate un pochettino qui sopra, vedete, ragazzi, come si apre. Andiamo ovviamente a colpirlo. Andiamo di nuovo, ragazzi, pigliamoci l'anellino perché ci serve anche solamente un anello per colpire il mitico Dottor Robotink. Vai, vai, no, purtroppo no, ragazzi, qui è difficile perché il Dottor Robotink non fa sconti. Vedete un pochettino, ai, no, no, ragazzo, ragazzo, no, ragazzo, no, ragazzo, attenzione, ragazzi, è difficile, è difficile, è difficile. Ecco qua, vedete, vado qui sopra, e no, ragazzi, qui è difficile. Perfetto, ce la può fare Sonic. Vedete un pochettino, perfetto, vediamo un pochettino. Ah, ecco qua, perfetto, ragazzi, attenzione. No, ragazzi, no, non ci siamo. Il giocherellone sta giocando un po' male. In questo caso non vi dovete far prendere dalla fretta. È l'unica maniera per sconfiggere il dottor Robotink in questa manifestazione. Quindi, ragazzi, stiamo attenti perché questo, vedete, ragazzi, come è fatto Sonic, che ovviamente si fa pallina e quasi sicuramente adesso sarà quasi colpito. Aiaia, ragazzi, pigliamoci almeno un anello. Perfetto, uno l'abbiamo colpito. Vediamo un pochettino da questa parte qua. Attenzione. Perfetto, andiamoci da quest'altra parte qua. Vedete un pochettino. E colpisce ancora il dottor Robotink. È difficile, grafica veramente particolare, molto molto bello. Attenzione, vedete, ragazzi, gli rimbalza proprio in testa, gli rimbalza in testa e cerca in tutte le maniere possibili di ovviamente arrivare. Perfetto, andiamocene da quest'altra parte. Perfetto, siamo riusciti, vedete, ragazzi, a sconfiggere il dottor Robotink. E adesso dobbiamo entrare di nuovo in questa parte qua, in questo vicoletto. Hai mai provato quei joystick stile manovella per giocare a questo tipo di giochi, tipo quelli cabinato? Certo, io devi sapere, caro Sebastiano, io ho praticamente uno stick professionale della Ori, utilizzato in primis per il picchiaduro, però in realtà io credo questo, che Sonic nasca per essere giocato con i joypad. Io ho comprato, praticamente io e la giocherella abbiamo comprato questo joypad molto molto bello della Ori, mi sembra, pure questo della Ori, pagato solo 20 euro, veramente qualcosa di spettacolare. E ne abbiamo fatto la recensione. Trovi la recensione sul nostro canale YouTube. Ti basta seguire il coso, il link praticamente anche qui su Twitch per gustarti la recensione del joypad. Pensa un pochettino, questo joypad dalle mani della giocherellona, che con queste mani soavi praticamente va a scartare addirittura la confezione del joypad e inizia a toccarlo, ragazzi, e tocca la manovella del joypad. E beh, ragazzi, un video un po' particolare, un video un po' particolare.
Va bene, signori, andiamo avanti ovviamente per questo Sonic. Vedete la grafica sempre veramente stupenda di Sonic. Ok, appena posso vado a vederlo. Non lo vedere però prima di mezzanotte, altrimenti come un Gremlins potresti ovviamente trasformarti. Non lo sappiamo su questo. Va bene, ragazzi, ovviamente si scherza, si va avanti ovviamente in questo fantastico videogioco. Guardate, vedete il mitico Don Panda, il mitico Sebastiano ha già capito, i video particolari, quelli là dei giocherelloni, dobbiamo dire la verità. E qui ricordo un po' Marble Zone, vero Sebastiano? Tu che sei forse, diciamo, attentissimo a questi giochi di Sonic. Vedi un pochettino, qui ci andiamo a pigliare lo scudo, ma stiamo attenti. Ah, ragazzi, gli è andata la spina proprio nel sedere al povero Tails Miles, che poi in realtà è una femmina. Pensa un pochettino, voi sapete che addirittura Tails Miles lo si vede anche, addirittura là il drago di fuoco, ragazzi, pensate un pochettino al draghetto di fuoco. Vedete, musica veramente di altissimo livello, il draghetto che sputa il fuoco dalle fauci. Un pochettino come questi mostri quasi. Ai 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 ai, ragazzi, voglio andare praticamente qui sopra. Fantastico Sonic, un luogo segreto, appunto l'invincibilità. Pensate un pochettino, l'invincibilità che ci porterà a essere immuni tranne dallo schiacciamento. Pensate un pochettino, quindi andiamo ovviamente a prenderci. Possiamo addirittura camminare nella lava, ragazzi. E mo che cosa succede? Mo che cosa? Ah, si sta abbassando tutto, meno male. Ma io ti dico la verità, ricordo solo la versione perché poi sono abbastanza ignorante di Sonic. E allora devi andare sul canale del giocherellone, devi andare sul canale del giocherellone e devi gustarti tutti i più grandi titoli di Sonic, perché Sonic è stato trattato dal giocherellone anche nelle versioni per Master System. Pensa un pochettino, Master System, e siamo arrivati. Pensa, non so se tu hai visto il film, io ancora no. Il film di Sonic non l'ho ancora visto, poi lo vedrò, anche se ultimamente devo dirti la verità, preferisco giocare a titoli, a vedere film un po' più, diciamo, seriosi. Ecco qua. Però non escludo in futuro di vedere un film del genere. Però dobbiamo dire la verità, è un personaggio che viene molto, moltissimo, moltissimo ancora oggi, praticamente sulla cresta dell'onda, tanto è che è stato fatto, penso un pochettino, caro Sebastiano, anche il remake di Sonic Colors. Sonic Colors uscito sul mitico Nintendo Wii, che univa i Meteos, che sono dei personaggini di un videogioco, un puzzle game della stessa Sega, di cui purtroppo non è mai uscito seguito. Meteos uscì solamente sul mitico Nintendo DS. Pensa un pochettino, un gioco veramente molto bellino, uscito solamente su Nintendo DS e mai poi dopo riportato in auge da quella che è appunto la mitica Sega. Peccato ragazzi, perché è veramente un gioco bellissimo e fenomenale. Qui sopra andiamo ovviamente a colpire questo esserino e piano piano, vedete ragazzi, dobbiamo salire al fine di arrivare qui sopra. C'è questa intermittenza, vedete, un pochettino qui trema tutto perché ragazzi ci troviamo in un posto un po' particolare. Guardate la palla umana, Sonic, la palla umana, quando uno dice il rimbalzino magico, pensate un pochettino. Va bene ragazzi, andiamo da quest'altra parte, ci buttiamo sulle mitiche, come potete vedere, caselline, e ce ne andiamo da quest'altra parte. Veramente spettacolare, ragazzi, dobbiamo dire la verità. Guardate qua che grafica veramente stupenda. E il bello di Sonic, il bello della Sega, che veramente al fine di portare al massimo le vendite del suo Sega Mega Drive, console spettacolare, andava a creare questi giochi veramente stupendi. Qui addirittura ho vinto una vita, pensate un pochettino. Quindi, caro Sebastiano, se hai praticamente una PlayStation 4, un Nintendo Switch, prova Sonic Colors in versione remastered, questa versione remasterizzata di Sonic Colors, che era molto particolare, molto molto bella su Nintendo Wii, e ovviamente la puoi giocare in versione migliorata graficamente, con la possibilità di giocare a risoluzioni più alte proprio sulla tua console di nuova generazione preferita, PlayStation 4 o addirittura il Nintendo Switch in forma portatile. Veramente fantastico, meraviglioso, divertentissimo. Certo, è un Sonic che unisce la
grafica bidimensionale, cioè la meccanica bidimensionale, meccanica non grafica. Purtroppo non ho controllato il gioco solo da PC, e mi sembra che Sonic Colors forse è uscito pure per PC. Lo sai che mi stai mettendo il dubbio con questa tua frase, caro Sebastiano. Fai bene a giocare solo su PC, la maggior parte dei giochi addirittura esce ormai solo anche su PC. Pensa per esempio a God of War. Chi se lo aspettava che God of War uscisse anche per PC, ragazzi? Stiamo parlando di un'esclusiva Sony, o addirittura Horizon Zero Dawn. Ovviamente, ragazzi, stiamo parlando di giochi che erano dati in esclusiva su PlayStation e oggi invece li trovate su PC. Che cosa sta succedendo? Che senso ha avere una console oggi quando con un PC puoi avere la comodità di giocare anche ai videogiochi? Anche Halo, fortunatamente, sì, Halo, poi pensa che Halo sì, nasce come esclusiva per Xbox, ma poi che cosa succede ad Halo? Che ovviamente l'Halo è un titolo fatto con una meccanica da PC, pensa un pochettino. Quindi almeno la Master Chief Collection, sì, io ho anche utilizzato la Master Chief Collection, ho anche giocato a quella versione proprio su Twitch, nonché sul mio canale YouTube. Pensa un pochettino, caro Sebastianino, ragazzi, qui mi sto andando un pochettino per una brutta strada. Cerchiamo di uscircene. Oltretutto ripeto che Sonic in questa versione, diciamo, la lunghezza di Sonic 2 è abbastanza particolare, ragazzi. Stiamo attenti perché questo qua ci butta queste palle, vedete, di fuoco. Vediamo un po' che cosa farà praticamente il dottor Robotnik. Uscirà, vedete, ragazzi, butta queste palle, quindi la meccanica l'avete già capita, la meccanica di questo nemico è particolare, è quasi praticamente distrutto, vedete, ragazzi. Andiamo ovviamente a distruggere il nemico, il mitico dottor Robotnik. Vedete, ragazzi, queste scenette di Sonic, se ovviamente starà dietro, starà davanti e starà per cadere, farà questa scenetta, vedete, ragazzi, si mette così praticamente, vedete com'è fatto praticamente. Guardate le animazioni, vedete le animazioni di Sonic, vedete un pochettino, guardatelo quando sta per cadere tantissimo, e qua sta un po' in bilico, veramente fantastico, pieno di animazioni, una cartuccia veramente enorme questa qua di Sonic. Qui siamo nella mitica cava, vediamo un pochettino di annientare. Attenzione, perché oltretutto Sonic è il classico gioco che inizia e deve essere finito, quindi non ha la possibilità di salvataggio, quindi un gioco un po' particolare, gioco vecchio stile, sono fatti così, ragazzi, giochi vecchio stile. Molti di questi non avevano la batteria tampone, anche perché poi mettere una batteria tampone nel videogioco significava aumentare sicuramente i costi, e poi se la batteria tampone non funzionava bisognava cambiare l'intero gioco, e poi se la batteria tampone ovviamente smetteva di funzionare, cosa accadeva, ragazzi? Accadevano delle cose molto brutte, ovvero non si poteva più salvare. A me per esempio arrivò un gioco Shining in the Darkness, pensate un pochettino, Shining Force 2 o Shining Force 1, che praticamente non permetteva di salvare perché la batteria tampone dentro era esausta. Quindi mi arrivò la cartuccia nuova e io poi dopo la dovetti rimandare indietro. Al tempo compravo i videogiochi, pensate un pochettino, online, tramite i negozi di importazione, quindi pagando tantissimi soldi mettevo i soldi da parte e poi compravo queste cartucce. Gioco bellissimo Shining Force, uscì anche il seguito di Shining Force, ovviamente Shining Force 2, e poi altri spin off, altri tempi quelli del comprare i videogiochi. Oltretutto queste cartucce costavano tantissimo al tempo, quindi stiamo parlando di giochi ovviamente originali. Diciamo che oggi anche chi si abbraccia al mercato del videogioco ovviamente originale, seguite sempre il mercato originale, ci mancherebbe, premiate i produttori, oggi si trova in una situazione un po' particolare, ovvero sul fatto del pagare molto molto poco questi videogiochi, pensate un pochettino. Quindi una cosa positiva che permette un po' a tutti di comprare videogiochi originali. E io, dopo aver speso 50.000 lire di batteria in un mese, mio papà mi portò nel negozio di elettronica per paese per alimentarlo. Meno male che aveva questa possibilità, sì, meno male, altrimenti spendevi di tutto e di più. Oltretutto il Game Gear mangiava le batterie come poco, certo il mitico Game Gear. Ma poi, caro Sebastiano, ti dedicherò dei video sul Game Gear, su altri videogiochi del Game Gear. Oltretutto pensa, su Game Gear sono usciti addirittura i giochi di Sailor Moon, questa ragazzina che ha veramente
rivoluzionato il mercato degli anime, ovvero dei cartoni animati giapponesi, non tanto dei fumetti, però devo dire la verità, perché il fumetto di Sailor Moon è abbastanza diverso dal cartone animato, addirittura più sensuale, e il manga, pensate un pochettino, vedete ragazzi, noi dobbiamo aprire queste cose al fine di poter entrare qui dentro, molto molto bello, e vado a utilizzare, attenzione al dragone ragazzi, il dragone qui di pietra, il dragone che esce dalla montagnona, sì, ma batteria dura, cioè l'energia se la varta, dopo 50 minuti la sfiniva, sì, e diciamo che spesso si paga per quello che si ha, caro Sebastiano, e purtroppo è così, è purtroppo così. Spesso noi pensiamo di risparmiare, ma in realtà il risparmio non è guadagno, prodotti di qualità sono fatti per durare quasi sempre di più, quindi non andiamo spesso al risparmio, anche se oggi devo dire la verità, soprattutto seconde marche, ovvero marche non di alto livello, non molto sponsorizzate, dobbiamo dire la verità, possono dare una buona resa, ma ci voleva una centrale, ne portavo tipo 6, sì, la cosa migliore era l'alimentazione, mettere l'alimentatore, certo oggi avresti forse problemi anche da un punto di vista energetico, tu sai che l'energia è aumentata di circa il 25%, è veramente una cosa assurda ragazzi, e il gas del 50%, la lucciolina, andiamo ovviamente a colpirla quando non ha il suo scudo alimentato ragazzi, e qui ci troviamo in una bruttissima situazione, attenzione qui sopra a farci ovviamente portare, e andiamo avanti per questa strada, possiamo salire sopra e sotto, veramente incredibile, voi pensate che c'è gente che si faceva le mappe a Sonic e gente che finisce Sonic senza guardare, pensate un pochettino, veramente assurdo, gli amanti dei videogiochi ragazzi, gli amanti dei videogiochi, e che cosa arrivano, è vero caro Sebastianino, il Game Gear, Game Gear ti porterò anche, pensa che su Game Gear vogliamo dire una cosa ragazzi a Sebastiano, che veramente forse queste cose, forse non lo so ragazzi, se lo sa, forse Sebastiano non è al corrente di queste cose, per Game Gear esiste una bellissima versione di Street Rage, caro Sebastiano, la sapevi questa cosa? Se non la sapevi, il giocherellone è il tuo amico, praticamente te la dice perché ti vuole dire queste cose, caro Sebastiano. Ai 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 ai. Perfetto ragazzi, abbiamo battuto subito il boss, a volte è meglio fare un rushing al fine di eliminare il boss, poi ovviamente molti dei livelli di Sonic si possono finire, pensate un pochettino, si possono finire senza esplorare, quindi ora non so se vi piace esplorare oppure no, il giocherone si streccia, si fa uno stretching e siamo nell'All Ocean ragazzi, è nato Super Sonic, e beh questo gioco è divertente, il polipone che succhia, siamo da quest'altra parte ragazzi, guardate qui sopra, vedete addirittura l'effetto veramente grandissimo, aiuto, va via, ragazzi guardate qui sopra, prendo praticamente questo gemme, guardate qui sopra, guardate, Wata, il mitico Wata di Kenshiro, qui ovviamente sto quasi per cadere nell'olio ragazzi, vedete Sonic affonda nell'olio, vedete ragazzi l'effetto elica di Sonic, guardate qui sopra l'elicucciolo che ovviamente va qui sopra a cercare, ragazzi guardate qui sopra, diventa difficilotto, vedete il polipotto che ovviamente cerca in tutte le maniere possibili di quasi sputarci questo suo succo, praticamente questo suo liquame, ai, proprio dietro lo spuntone che fa male, lo spuntone afrodisiaco del Massimino Boldi, attenzione cavallucci marini volanti ragazzi, questi cavallucci marini, ragazzi andatevi a vedere i video su questi animali che fanno veramente, hanno proprio dei rapporti amorosi quando si accoppiano, il Game Gear di Sebastiano, ragazzi, che fine avrà fatto questo Game Gear di Sebastiano? Non sappiamo se Sebastiano, oltretutto, pensa, caro Sebastiano, del Game Gear, cioè, ci sono varie versioni, tra cui una versione, mi sembra, Coca-Cola, pensa un pochettino, una versione Coca-Cola del Game Gear di colore rosso, molto molto particolare, molto bella, vattela a procurare se sei proprio amante del Game Gear. E poi vi ho detto, ci sono proprio dei giochi esclusivi per Game Gear, pensate un pochettino ragazzi e ragazze, che sono usciti, mi sa che ce l'ho ancora da qualche parte, fa bene perché oltretutto vale tanto, però la problematica del Game Gear è che spesso può smettere di funzionare, caro Sebastiano.
può smettere di funzionare il Game Gear e spesso infatti i ragazzi devono andare a sostituire, pensa un pochettino, lo schermo del Game Gear. Quindi ci sono proprio dei tutorial su internet, sul mitico YouTube, sul social network che spesso anche tu, e lo so Sebastiano, vai a ovviamente seguire. E beh sì ragazzi, perché Sebastiano non si fa mancare niente dalla vita, non si fa mancare niente dalla vita. Ciao, gli spot con Jerry Calà e Zenga, sì certo, la spilla di Sonic che non suonava mai, non suonava mai, nessuno vinceva. Molte persone hanno detto c'è una truffa qui sopra, c'è una grande truffa, e io compro i prodotti della Giochi Preziosi, pensate un pochettino, che distribuiva al tempo i mitici prodotti della Sega, ma non vinco mai, spendo milioni di lire in videogiochi ma non vinco mai. Che cosa sta succedendo ragazzi? Qui sopra guardate il cannoncione che poi ovviamente viene copiato, questo Spinge Ball, dal mitico anche Donkey Kong Country, dove vengono utilizzati, pensate un pochettino, i barili dello scimmione della Nintendo, gioco fatto dai Rare. Poi vi porterò anche il mitico Donkey Kong, ragazzi, il mitico Donkey Kong. Attenzione, qui sopra andiamo a distruggere questo elemento che ci butta all'interno di queste capsuloni, vedete un pochettino, buttandoci a destra e a manca, molto molto bello. Andiamo ovviamente sulla mitica pedana, qui sopra dobbiamo aspettare che il pompatore smetta di pompare, vedete ragazzi, pompando si impara. Vedete un pochettino, vado a cercare di qui sopra di salire e me ne vado addirittura in questa parte qua, veramente fantastico. Sonic 2, un gioco da esplorare, un gioco non per tutti, è fatto in modo da essere, da poter addirittura essere finito agevolmente, ma in realtà non è proprio così. Non è proprio così, perché se lo volete esplorare e prendere tutti i segreti ci vuole un pochettino, vedete ragazzi, un pochettino di tecnica, quindi tecnica un pochettino più avanzata. Ed è bello, è proprio questo, il gioco ha infatti un fattore di rigiocabilità altissimo, pensate, il mitico Sonic 2 infatti ha un fattore di rigiocabilità altissimo che permette di il mitico, vedete ragazzi, guardate il calippone qui sopra, bello, bello, devo dire la verità, è bello, è un titolo veramente fantastico, carinissimo. Guardate qui sopra cosa succede ragazzi, qui sopra sto quasi entrando in questo bozzolone, stiamo attenti perché ai ragazzi, qui mi posso fare male un pochettino. Andiamo avanti perché stiamo, ragazzi, pensate un pochettino, finendo il gioco, quindi andiamo ovviamente a distruggere il polipone e ci spostiamo. Attenzione praticamente a questi oggetti anche contundenti che possono praticamente spillarci. Poi ripeto ragazzi, voglio dedicare al mitico Sebastiano molti giochi del Game Gear, perché secondo me non li conosce tutti quanti, non che non abbia una cultura videoludica, ma perché forse si è perso quelle perle che spesso anche io giocherellone ha proprio fortemente dipendente, pensate, dai videogiochi fin da quando ero piccolo, mi vado a cercare ancora oggi tutte le sciocchezzuole, le cose ovviamente del passato, anche se poi dopo alla fine spesso la cosa migliore è giocare i giochi del presente, devo dire la verità ragazzi, devo dirvi su questo, però purtroppo spesso i giochi del presente sono spesso peggio di quelli del passato, spesso, non sempre, ci mancherebbe ragazzi. Qui ovviamente vado nell'olio e mi sto creando un problema perché questo elemento, vedete un pochettino, devo andare su questa piattaforma e ritornare da dove ero venuto. Vediamo un pochettino quindi di andarcene praticamente da quest'altra parte qua, veramente spettacolare, gioco ricchissimo, vedete ragazzi, di segreti. Purtroppo non ho i 50 anelli, non posso entrare nel bonus game e quindi vado qui sopra sia a distruggere il cavallino marino qua che può saltare, vedete ragazzi, vado a distruggere di qua e di là, però attenzione alla mitica palla di Sonic e che ovviamente mi va qui sopra ad accompagnare. Attenzione a tutte queste spinte, a queste punte. Ho finalmente i 50 anelli, ma devo stare attento perché ragazzi potrei farmi praticamente molto molto male, e infatti fra poco mi farò male, secondo me stiamo attenti. Perfetto Sonic, vedete, cambia queste cose. In merito a Jerry Calà, che dire, Jerry Calà, il mitico Jerry, Jerry ancora sulla cresta dell'onda, secondo alcuni locali, voi sapete, adora molto cantare, adora molto ballare,
ed è un personaggio che appartiene a un'epoca ormai andata sicuramente, però che cerca ovviamente nel suo buon amministrare la sua vita di evitare quelle spese pazze che hanno portato poi a molti amanti, molti attori a perdere fortune. Pensate ad Alvaro Vitali, ve lo ricordate, il Pierino della situazione, colui che ha fatto veramente tantissimi film, addirittura non gli hanno pagato i contributi, persone che ovviamente poi dopo sono decedute, e quindi Alvarino faceva delle spese pazze e non ne ha riuscito poi dopo non è riuscito a far quadrare i conti. Ragazzi, non spendete mai nulla che non potete, non fate delle spese pazze, cioè non comprate oltre il dovuto, direi io. Certo, non bisogna essere avari sicuramente, perché l'avaro è utile solo da morto, nel senso che chi eredita i soldi dell'avaro, però ovviamente bisogna avere la giusta misura, altrimenti fate la brutta fine di quelle persone che dicono continuo a vivere ma non ho i soldi per vivere, e quindi quello che io vi posso sicuramente consigliare è proprio questo, ragazzi, di imparare ad amministrare le vostre risorse e di fare dei progetti per il futuro, anche perché noi non sappiamo quando dobbiamo morire, potremmo morire adesso ma potremmo anche morire tra 300 anni, quindi non buttate i soldi. Io lo dico sempre, devo dire la verità, a un po' tutti voi, perché questo, ragazzi, perché non voglio che cadiate in miseria, non voglio che chi segue il canale del Giocherellone possa mai un giorno dire mamma mia Giocherellone, sono caduto in miseria, non ho più soldi per vivere, caro Giocherellone. Vedete ragazzi, da questa parte Sonic diventa aiuto il mostro di Loch Ness, ragazzi, pensate un pochettino, qui sopra c'è il mitico cannoniere, pensate un pochettino, vedete il laserone che ovviamente cerca in tutte le maniere possibili di attaccarmi. Adesso ovviamente andrò ad attaccare ragazzi l'anellino magico, e mi sono attenzione qua a questa parte qua, vedete ragazzi, esce qualcosa di incredibile, quindi il dottor Robotnik sta praticamente andando a brutta scena questa qui, molto brutta. Cerchiamo di attaccare qui sopra il mitico dottor Robotnik, ci pigliamo ovviamente qualche anellino, corriamo verso il nostro luogo di distruzione, ragazzi, vediamo un pochettino se il dottor Robotnik questa volta ci farà degli sconticelli. Ragazzi, subito siamo andati in difficoltà, abbiamo zero rings, ragazzi, vedete il cannone a positroni, vedete ragazzi, dovete stare attenti perché qui ci si fa male, ecco qua, dovete cercare di saltare, perfetto, ce l'avete fatta, o meglio ce l'abbiamo fatta con il Giocherellone, stiamo arrivando alla fine di Sonic, molto bello, ma abbiamo solo due vite, quindi dobbiamo stare attenti perché adesso mi sembra che venga il mitico stage Metropolis, e beh, su questo il Giocherellone, voi sapete, ci ha fatto anche alcune canzoncine. Pensate un pochettino, ecco qua, Metropolis Zone, ecco qua, è molto particolare questa zona, perché vedete la grafica veramente è fantastica, guardate qua cosa succede, ecco qua, e su qui Sonic viene pompato dalla pressione, come se fosse un essere che va nella pentola a pressione, guardate qui che grafica assurda, stiamo parlando di un gioco del 1992, ragazzi, beh, fantastico, grandi programmatori, dobbiamo dire la verità, qui stellini ovviamente che ci attaccano praticamente, vai Sonic, attenzione perché il vapore può colpire, ragazzi, guardate il mitico granchio che ovviamente con la sua gigante chela cerca di attaccare il Sonic, attenzione ovviamente alle forme di pressione, perché dovete stare attenti, ragazzi, attenzione alla stellina, andiamo quindi a prenderci degli anellini, apriamo di tutto e di più, è veramente fenomenale, attacco ring, super ringings che ci permette, ragazzi, dobbiamo dire ci siamo fatti male, guardate qui sopra, guardate come scendiamo, stiamo arrivando alla fine, Sebastiano, il grande Sebastiano, ovviamente a cui dedicheremo, ragazzi, i giochi del Game Gear, questo mitico Sega Game Gear, i giochi per il Sebastiano che non gli basta mai praticamente. Ora devo andare, ci vediamo caro Sebastiano, vai a fare il tuo dovere coniugale, ragazzi, io ti saluto, ti invito a iscriverti al mio canale se non l'hai fatto, per rimanere in contatto con me, guardati il canale ma soprattutto guardati anche le vecchie live che puoi trovare su YouTube archiviate, nonché gli altri argomenti. Penso un pochettino Sebastiano, ti dedicherò i giochi del Game Gear, hai capito bene, perché il Giocherellone ti vuole bene, ti ha conosciuto da poco, sì certo, non ti preoccupare,
E mi raccomando, carissimo Sebastianino, mamma mia ragazzi, Sebastianino, datti da fare con la tua consorte, falle passare una bella domenica, capisci a me. Ragazzi, salutiamo Sebastiano che va a fare i suoi doveri coniugali e per il resto, ragazzi, cerchiamo di completare questo fantastico gioco. Guardate l'effetto bullone, praticamente. Ringrazio di avermi fatto compagnia. No, ma io ringrazio te, caro Sebastiano, grandissima educazione questo Sebastiano, dobbiamo dire la verità, nonché amante di Sonic e del Game Gear. Gli farò vedere i videogiochi del Game Gear, ragazzi, a Sebastiano, i videogiochi che forse lui non conosce oppure che ha dimenticato, tra cui il mitico Street of Rage, perché Sebastiano, dobbiamo dire la verità, ci lascia, ma non ci dice se ha mai giocato Street of Rage per Sega Game Gear, forse se l'è andata a cercare su internet. Buona giornata a te, caro Sebastiano, buona giornata a te e buona giornata a tutti gli amanti del Game Gear, ragazzi, e non solo perché il giocherellone, ragazzi, voi sapete, grande amante dei videogiochi, vi farà vedere di tutto e di più su questo canale, ragazzi, il canale Giocherellone. A breve ci saranno anche i mitici raduni, i raduni magici, ragazzi, guardate che cosa sta succedendo in Sonic, vado a questa parte qua, livello veramente incredibilmente lungo, fantastico ragazzi, guardate qui, posso andare quasi a saltare a destra e a sinistra, guardate i pistoni che salgono e scendono, però Sebastiano ci lascia con una parte misteriosa di sé, ragazzi, una parte del Sebastiano che è proprio questa parte qua, in cui non ci ha riferito, pensate un pochettino, se egli conosce il mitico Street of Rage per Game Gear. Noi intanto andiamo su queste carrucole che non sono le carrucole di Monkey Island. Ah, il coccodrillone, guardate il granchiolone che ovviamente cerca, mamma mia ragazzi, mamma mia, guardate qua la mitica donna, praticamente l'amante religiosa che divora il marito, pensate un pochettino, dopo l'atto copulativo l'amante religiosa divora il maritone, il consorte, colui con cui si è accoppiata al fine di alimentarsi con questa enorme energia che gli dà il consorte, e quindi al fine di avere la forza per alimentare le proprie uova che poi dopo andrà a deporre. È una forma sicuramente matriarcale di rapporto copulativo, questa dell'amante dei religiosa, ragazzi, andiamo da questa parte qua, ci possiamo ficcare ovviamente ovunque e ci spostiamo ragazzi qui sopra e ce ne andiamo. E guardate qui ragazzi quante vitarelle, andiamo ovviamente qui sopra, cerchiamo ovviamente di salire dappertutto, gioco ovviamente strapieno di segreti perché la Sega così ha voluto compiere per il mitico Sonic. Pensate un pochettino, stiamo attenti a questa parte qua, vedete un pochettino Sonic viene, ragazzi, il mitico broccolone, il mitico granchiolone che con questa chela praticamente ci ficca dappertutto, questa mano puzzolente, pensate un pochettino, guardate Sonic che cosa va a fare, si sposta praticamente di qua, ci sono degli artigli ragazzi, ma noi non avremo paura perché Sonic su questo, come potete vedere, non si ferma davanti a niente, non ha paura di nessuno. Andiamo avanti qui sopra, andiamo sui Metropolis, perfetto, andiamo, attenzione a questa parte qua e dobbiamo correre, dobbiamo salire, guardate la mantide, ecco qua, perfetto, e cara mantide, purtroppo hai perso le tue armi, quindi potrei anche distruggerti, ma io non lo farò con questa tua compagna, ragazzi, guardate la compagna della mantide, attenzione a questa parte qua, aiaiaia, proprio dietro, ci è andata a finire, addirittura però qui sopra abbiamo la possibilità di prendere una grande verità che è quella là della mitica, della fantastica vita di Sonic. Sonic 2, poi giocheremo anche a Sonic 3, ma soprattutto giocheremo ai videogiochi che voi tutti mi proponete di giocare, ragazzi. Videogiochi che sono, in questo caso, i prossimi videogiochi saranno i giochi del Game Gear per il mitico Sebastiano, chiamato anche Don Panda 87. Non sappiamo perché non gliel'abbiamo chiesto ancora a Sebastianino, diciamo, il motivo di questa, diciamo, suo, di questo suo nickname. Pensate, Sebastiano chiamato Don Panda
87, ma praticamente per la sua strada Sebastiano si sposta e si muove, praticamente si muove a volte in maniera insolita. Insolita perché, ragazzi, perché Sebastiano gli piace il ghinghiare, gli piaceva consumare le pile. Pensate un pochettino queste pile, poi Sebastiano, il papà di Sebastiano, gli comprò, pensate un pochettino, gli comprò, ragazzi, mi sono fatto male. Papà di Sebastiano gli comprò, pensate un pochettino, gli comprò questo caricabatterie, perché il Game Gear gli consumava troppe energie, troppe pile, pensate un pochettino, troppe pile. E allora si scelse di comprare praticamente questo caricabatterie. Infatti il Game Gear è stata una console che consumava tantissima energia. Ragazzi, andiamo avanti, perché questo Sonic è particolare, è un Sonic molto particolare. Siamo attenti a queste, praticamente a queste frecce tricolori. Praticamente avete mai visto il mitico incidente delle frecce tricolori, dove i nostri aeroveicoli hanno fatto una brutta fine. Andatevi a vedere su internet, perché sono sicuramente situazioni molto brutte, ma sono situazioni anche spettacolari di questo mondo fatto di continue situazioni negative, a volte, devo dire la verità, e dove appunto il mondo, la vita, assomiglia più a una battaglia che a una danza. Pensate un pochettino e andiamo avanti. Il signore, quando uno dice il signore, solo il signore ci dirà se la nostra giornata andrà avanti, praticamente. E beh, voi sapete, il giocatore in realtà è ateo, non crede a queste cose, quindi crede solamente nelle possibilità umane e alla casualità, la filosofia del giocherellone che vi accompagna per la vita. Pensate un pochettino, andiamo avanti da questa parte qua, e finalmente possiamo battere quello che è il nostro mitico Dr. Robotnik, saltellando a destra e a sinistra. Il Metropolis è fatto così, praticamente ha solamente questi due stage, che adesso diventeranno tre. Che strano, ragazzi, l'unico, uno dei pochi livelli, se non l'unico mondo praticamente che ha ben tre stage. Ragazzi, vedete un pochettino qui sopra dove ci troviamo, prendiamo tutti gli anelli possibili, in modo tale che eventualmente potremmo anche prendere un altro. Ah, ragazzi, qui mi ha fatto male il granchiolone, prendere praticamente un altro smeraldo del caos, anche se devo dire la verità, la vedo male, perché, ragazzi, perché qui Sonic, attenzione ragazzi, guardate se Tails come corre, mi trovo praticamente in questo posto particolare, vado qui sopra a buttarmi. Ah, ragazzi, qui il mitico Sonic non ce la fa, ci sono qui sopra dei mitici bulloni, praticamente proprio in bocca il bullone, devo dire la verità. Adesso devo scendere questo, perché aiuto, no, ragazzi, non va bene, perché per far cadere quel bullone devo andarmene da questa parte qua, quindi pensate un pochettino, perché potrei essere addirittura schiacciata. Andiamo, c'è praticamente in questo buco, ma questo buco ovviamente è molto particolare. Perfetto, ragazzi, sono diventato, pensate, immortale. Pensate un pochettino, il mitico film di Gomorra, questo film particolare su questi personaggi, anche molto, diciamo, un pochettino antipatici, dobbiamo dire la verità, a me non piacciono tanto, di verità. Vedete, abbiamo fatto questa, siamo andati da un'altra parte, saliamo, attenzione al frecciolino, e continuiamo ovviamente a salire, perché Sonic deve andarsene da quest'altra parte qua. Attenzione, ragazzi, molta attenzione, guardate la fantastica animazione di questi elementi anche molto grandi. Il giocherellone mi fa vedere, ragazzi, vedete, il giocherellone mi fa vedere gli elementi grandi, e voilà, ecco qua, si trova qui sopra. Attenzione, che qui sopra possiamo essere schiacciati, ci possiamo schiacciare. Andiamo qui sopra, abbiamo perso un anellino, vabbè, ormai diciamo ne stiamo perdendo anche parecchi. Andiamo da quest'altra parte, forza Tails, perfetto, ne abbiamo un po' di rincorsa, ragazzi. In questo caso possiamo pigliare la rincorsa anche in questa maniera, purtroppo
purtroppo non abbiamo i 50 anelli, ma li abbiamo adesso, praticamente no, adesso no, ancora i 32, praticamente portiamoci da questa parte qua. Perfetto, andiamo nel mitico rotolo industriale, ragazzi, finalmente nel portale della metropolitana, praticamente Metropolis, ecco qua, mitico Metropolis, voglio pigliare degli anellini, possiamo andare sia a destra che a sinistra, andremo praticamente di qua, incredibile, veramente fantastico, devo dire la verità, e ci si diverte, attenzione al mitico pistone, guardate qui sopra, possiamo anche vedere la parte alta dello schermo, e ancora da quest'altra parte, e vai, ecco, ancora, continuiamo per questa nostra strada, abbiamo perso tutti gli anelli, però alcuni li dobbiamo recuperare, ragazzi, dobbiamo recuperare, stiamo attenti ovviamente a questa parte qua, perché possiamo farci anche molto male. Ed eccoci qua, finalmente in una parte praticamente superiore, andiamo, attenzione a non farci schiacciare, abbiamo questo mitico pulsantone, ecco qua, vedete un pochettino il pulsantone, e andiamo ovviamente a cercare l'ingranaggio che ci possa teletrasportare nel mitico diciamo parte superiore dello schermo. E ancora, ragazzi, noi continuiamo qui sopra con la mitica mantide religiosa, stiamo attenti, ahia, ragazzi, dobbiamo cercare di prendere questo anello, lo abbiamo preso, quindi andremo, no, dove vai Tails, non mi creare problemi, Tails, qui è Sonic, che insieme cercano di arrivare praticamente a concludere questo mitico stage. Guardate tutti gli elementi di fondo, praticamente di fondo o di sfondo, che ovviamente realizzano quelle che praticamente questa grafica tridimensionale veramente di altissimo livello, cerchiamo ovviamente, è perfetto, attenzione, ai ragazzi, senza anelli ci si fa male, stiamo ovviamente completando ovviamente questo mitico Sonic, guardate qui sopra, attenzione, lo sapevo. Molto brutta questa scena, ragazzi, Metropolis zona 3, pensate un pochettino, andiamo qui sopra, ci pigliamo un anellino, andiamo ovviamente nel rotolo magico, pensate ancora, e andiamo nel teletrasportatore elettrico, l'ascensore che tutti vorremmo, perfetto, andiamo, ragazzi, molto molto brutta questa scena, andiamo qui sopra, ancora qui sopra di nuovo, andiamo sul mitico, diciamo, nella mitica posizione. Ecco qui, perfetto signori, dobbiamo stare molto attenti, vedete un pochettino, premendo a destra e a sinistra possiamo anche andare in una forma maggiorata, perfetto ragazzi, e ce ne andiamo di qua, attenzione perché qui ci possiamo fare male, come vi ho detto dobbiamo almeno avere un anelletto, ecco qua, ragazzi, che dolore veramente, perfetto, continua Sonic, diciamo a subire, continua a subire perché gli piace fare male, si fa male, meno male che Tails può recuperare anche gli anelli, voi sapete che Tails, mamma mia, ragazzi, che battagliona, dobbiamo dire la verità, che battagliona. Ragazzi, qui Tails si è fatto male, vediamo un pochettino di prenderci questo, diciamo, proprio la punta dietro, e abbiamo finito. Come vi ho detto, ragazzi, sembra facile, ma non lo è, ragazzi, che dirvi quindi di Sonic 2? Gioco molto molto bello, molto diciamo entusiasmante, abbiamo anche la possibilità di continuare, ma non continueremo perché vi ho fatto vedere le basi di Sonic. Ragazzi, io vi ringrazio sicuramente per la visione, vi invito a iscrivervi ai miei canali, a quelli di YouTube, quelli di Twitch, c'è anche Telegram, Discord, il blog e addirittura la pagina di Facebook. Andate sui miei canali YouTube e Twitch, andate a cliccare sui collegamenti e vi potete scrivere video di filosofia, video ludici, video anche di film, video di d'amore, pensate un momentino, consigli amorosi, politici, legati alla sociologia e tante altrissime cose. Io vi ringrazio ragazzi per la visione e ci vediamo più tardi con altre live. Ciao a tutti dal vostro giocherellonesso e allutiamo anche, voglio salutare il grande Sebastiano, vero Don Panda 87, a cui dedicherò i videogiochi del Game Gear. Scrivetemi ovviamente sui commenti, nei commenti, i videogiochi che volete vedere. Grazie e ovviamente gli argomenti che volete che io tratti. Ciao a tutti e buona giornata e buona domenica dal vostro mitico giocherellone.